Sono felice di stare passando questo momento di trincea a Rimini, proprio lì a casa, dove ho passato l'infanzia fino ai miei 20 anni di vita. E qua mi sono un po' organizzato per questo tempo di ritiro, ecco, ovviamente libri, film, ma anche libri. E ne ho 10 che secondo me hanno una forza di vitalità che serve in questo momento terribile. Allora, il primo è Il filo del rasoio di Somerset Maugham, un libro che racconta come si sta in bilico. Quando si è indecisi, quando non si ha una strada da prendere, si pensa che non si abbia, invece la si ha. E Somerset Maugham è un grandissimo scrittore di intrattenimento, ma di grande letteratura. Quindi uno dei pochi che fonde le due cose. Consigliatissimo, Il filo del rasoio di Somerset Maugham. Questa è un'edizione un po' vecchia. L'altro è Un amore senza fine di Scott Spencer, scrittore non ancora scoperto del tutto. Questo è un vero capolavoro, racconta come si cresce e come sono i dolori quando si crescono. È un libro culto in America ed è un libro che consiglio assolutamente. Un amore senza fine di Scott Spencer. Somerset Maugham è edito da Adelphi, questo è edito da Sellerio. Terzo libro, capolavoro assoluto della narrativa americana. Harry Roth, Chiamalo sonno, ha scritto solo questo nella vita. Poi si è ritirato ad allevare pollame. Ma è il capolavoro gigantesco, non tanto per dimensioni, perché si legge velocemente, ma perché fotografa quella che è la crescita di un ragazzino nei quartieri americani e lo fa con una dolcezza e con una forza che nessuno poi è più riuscito a fare. Solo Salinger, secondo me, fece qualcosa di così potente con il giovane Holden. Chiamalo sonno, Harry Roth, edizione Gazzanti. Questo è un libro che mi è capitato un po' per caso, ma che vale veramente la pena leggere. Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, intrattenimento puro, ma ben vengano. Racconta di una donna e delle sue fasi di crescita, però mi ha preso moltissimo. È tanto viscere e anche tanta tenerezza. È un libro che assolutamente, ho detto, ma non lo leggerò mai, invece l'ho preso in mano e l'ho finito mangiandomelo, quindi lo consiglio. Cambiare l'acqua ai fiori, Valérie Perrin, edizione EO. E poi c'è il grande maestro Vonnegut, Kurt Vonnegut, Cronosisma, in questo momento è perfetto perché racconta, se tornassimo indietro nel tempo, per una questione emotiva, come saremmo, gli errori che avremmo potuto evitare e quindi è quantomeno, diciamo, antico e quanto più futurista questo libro ed è importante anche soffermarsi su queste letture che sembrano distanti e in verità sono vicinissime. Lui è l'autore di Mattatoio numero 5, di Quando siamo felici facciamoci caso, è un grande maestro. Cronosisma, Kurt Vonnegut, Bonpiani. Vabbè, poi arriviamo al mio grandissimo maestro, Philip Roth, L'animale morente, per maestro intendo uno che leggo sempre, Einaudi. L'animale morente è la storia della decadenza del corpo, ma della rivitalizzazione della mente lucida. Quindi è un grandissimo romanzo, sottile ma concentrato e denso. Il principe francese, Romain Gary, con la vita davanti a sé, è un romanzo che ha fatto storia in Francia perché racconta con delicatezza la storia di un orfano e di una prostituta che lo tiri su. L'orfano si chiama Momo e la prostituta è Madame Rosat. È un libro che consiglio veramente a tutti. La vita davanti a sé, Romain Gary, Neri Pozza. Un grande classico italiano, Ignazio Silone, Fontamara. Questo è il libro proprio scarabocchiato di quando avevo 15 anni. Me lo diedero in seconda superiore. Mi ha segnato tanto. È un libro capitale per me sull'indignazione. Lo consiglio a tutti. Ignazio Silone, Fontamara, un classico Mondadori. Lui è il grande vecchio della letteratura italiana, Dudù, Raffaele La Capria, Ferito a morte, vinse lo Strega al tempo, ma è un romanzo ancora, è già un classico, è straordinariamente un classico. Racconta della giovinezza, di quando ci sfugge via, ma racconta anche della forza che si ha interiormente in certi momenti di passaggio della giovinezza. Raffaele La Capria, Ferito a morte, Mondadori. E questa è una scrittrice che si è rivelata per me, in me, in maniera dirompente. Rachel Cusk, Resoconto, Einaudi Stile Libero, è una scrittrice che racconta in prima persona singolare la quotidianità della vita, ma lo fa attraverso la descrizione dell'altro, quindi il soggetto io diventa il complemento oggetto.
ha rinnovato il romanzo contemporaneo, sembra che racconti di tutti i nostri giorni quotidiani, ma lo fa in una maniera straordinaria, quindi fa risplendere la quotidianità. E mi sembra un ultimo romanzo che è un punto esclamativo in questo momento in cui la nostra quotidianità deve comunque risplendere. Grazie, ciao Rimini.